contentissimo perché ci tenevamo un'altra volta giocando in casa a vincere la partita. Non si riusciva a fare qualcosa in più e siamo stati fortunati perché abbiamo rischiato anche prima di fare il gol, di prendere quel gol che ci poteva complicare la partita. E niente, è toccato un'altra volta a me, sono contento, ma più contento per i 3 punti. Ecco, il gol sei stato lì molto furbo, no? Molto astuto quando hai capito che Max avrebbe rinviato subito poi. Sì, avevo visto che c'aveva la palla in mano e sono scappato subito perché ho visto tanta profondità. Nella mia corsa non tanta fluida, diciamo che non sono uno nei vecchi tempi, però abbiamo fatto tanti anni fa con Massimiliano, si parlava anche nello spogliatoio a Pagani, Paganese Sassuolo, è l'anno che abbiamo vinto il campionato. Al 90° abbiamo fatto una stessa azione in cui sono andato in ripartenza e avevo preso il rigore, poi avevo segnato al 90°, abbiamo vinto 2-1. E oggi, per fortuna, diciamo che è stato un ricordo un po' così, anche se quella volta avevo segnato sul rigore, ma ci ho creduto e per fortuna è andata bene. Loro sono lamentati, tranne però il difensore che ha fatto il duello con te, che era a terra, consapevole forse di aver preso un brutto pallone, magari. Sì, no, lui sicuramente era davanti a me coprendo la palla, ma come ti dicevo prima, ci ho creduto e ho cercato di recuperare la palla mettendo la gamba davanti al suo corpo e ho preso la ribattuta e niente, sicuramente lui non vedendo più la palla ha cercato di prendere il fallo, ma l'arbitro credo di essere stato bravo perché era lontano, ma comunque sì, ho preso la palla, quindi bene per noi. Poi ti ha dato una gran palla ancora prima a Polidori, no? L'hai mandato in porta. Sì, mister mi aveva chiesto di farmi trovare tra le linee. Abbiamo avuto 2 occasioni che magari si è mancato quel qualcosina in più, però credo che l'importante, come dicevo prima, erano 3 punti. Poi non abbiamo preso gol, che era uno dei punti nel quale si era lavorato molto in settimana e siamo stati bravi, anche concedendo quel qualcosina, però questa volta è stata bene per noi, è andata bene per noi e quindi contenti perché 1-0 in casa e si continua a guardare Diciamo che il momento decisivo è stato quando l'arbitro ha dato la punizione a loro, che ha fatto incazzare tutta la squadra. E quindi sicuramente è stato quello là il momento dove abbiamo vinto la partita, perché là è venuto fuori. Io sentivo i ragazzi che mettevano ancora più grinta là. Sono cose inconsci, però tu le vedi certe cose te ne accorgi. Poi con Corazio ormai ci si conosce al volo, quindi a noi sapevamo che era una squadra difficile da giocarci, perché l'allenatore lo conosco e ce l'aveva avuto, fa giocare bene le squadre, è bravissimo a non far giocare le altre squadre, quindi noi abbiamo avuto delle occasioni, non tantissimo, però siamo stati bravi che poi alla fine probabilmente era pure giusto che potevamo vincere questa partita. Ecco, su quell'episodio c'è stato il tocco di Bazzoffia, no? Per questo vi siete arrabbiati. Il problema è che siamo in Italia, no? Ogni volta che inizia il campionato tutti si dice che bisogna aiutare gli arbitri, collaborazione, e poi succede una cosa del genere, il giocatore che è avvantaggiato non dice niente, perché poi non è successo un'altra occasione sul calcio d'angolo, poi prendi gol e che dici? Forse la collaborazione va a tutti, no? A chi va bene no, a chi va male sì, così non va bene, però purtroppo l'arbitro non ha voluto sentire niente. Meno male che forse è stata l'occasione, come ho detto, che ci ha fatto vincere la partita. Terza vittoria in casa, una sola sconfitta, peraltro immeritata ad Alessandria, insomma, un inizio di campionato che vi sta regalando delle soddisfazioni. Sì, vabbè, no. Noi guardiamo partita dopo partita, questa squadra secondo me ha margine di miglioramento, bisogna aggiustare delle cose, stiamo lavorando giorno per cercare di fare sempre bene, sta crescendo un gruppo. Gruppo, quindi una squadra nuova, e l'importante è quella là che poi alla fine ti fa vincere le partite. Ci sono ragazzi interessanti, vecchi rampanti che si danno una mano uno per l'altro, ma non solo la domenica, io ripeto, bensì tutta la settimana, come Mosca, come Paolo Grossi che è arrivato, che ha fatto un recupero lampo, Orazio che oggi ha fatto gol e Peppe De Feudis, quindi siamo noi quelli più vecchi che bisogna dare il contributo che portiamo dietro tutti gli altri ragazzi. Ecco Max, un altro aspetto importante, un dato che per la prima volta in questa stagione la te lo Reds dico non ha io, scritto ma abbiamo preso gol. Esatto. Hai ragione perché mi sono rotto un pochettino le scatole di prendere gol. Sappiamo che bisogna fare un campionato importante, bisogna iniziare da là, da non prendere gol. Poi se vinci 2-1 va bene, però i campionati si vincono 1-0, guardate l'Alessandria.
ha vinto 3-4 partite 1-0.